Un fascicolo d'inchiesta contro ignoti per reato terroristico e l'epilogo dell'allarme bomba esploso a Trani e che ha sospeso la circolazione ferroviaria tra Barletta e Bari dalle 6.26 alle 16.30 di lunedì 25 marzo, su cui sta lavorando la direzione distrettuale antimafia di Bari. All'interno della stazione di Trani è stato trovato un ordigno composto da 12 flaconcini contenenti del liquido e collegati con cavi ad un telefonino, disinnescato dopo ore di lavoro congiunto tra i vigili del fuoco e gli artificieri della Polizia di Stato. A pochi metri dal potenziale esplosivo, un foglio a quadretti con su scritto a penna tra Bari e Barletta, tra Foggia e Bari, colpiremo i treni da binari e stazioni. Il 25 marzo sarà il vostro inferno. Il foglio bianco è stato affisso a ridosso dei binari assieme ad un altro messaggio scritto con la stessa grafia che termina con la parola Inshallah, che tradotta dall'arabo significa se Dio vuole. Sul foglio si legge Trani, città di giustizia corrotta, lotteremo fino alla fine. Sul materiale contenuto nelle ampolle saranno compiuti esami nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico di Foggia. Evidentemente, per quanto possa essere una bravata, è lasciatemelo dire, una bravata organizzata purtroppo bene. Le operazioni però sono state fatte in sicurezza, con tutte le procedure previste, ipotizzando che si tratti di qualcosa di davvero pericoloso. Quello che potrebbe sembrare e che somiglia molto all'ordigno annunciato come biologico, ora è in sicurezza, ha dichiarato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Romeo Gallo.